18:30, buonasera come ogni lunedì insieme a Paolo Zani, l'incontro con la CISL. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera. Come al solito, telefono aperto per le vostre domande sulle pensioni, lo vedete in sovrimpressione, il numero 0248010921 per chiamare tutte le domande sulla previdenza, come al solito, come ogni lunedì. Questa sera facciamo un accenno anche alla proposta del nuovo presidente dell'INPS, Tito Boeri, che appunto ha lanciato questa tentativo di modificare di nuovo le pensioni più alte, quelle sopra i 3.000 euro di soglia, le cosiddette, le chiamano pensioni d'oro, poi non so se si possa considerare qualcuno che guadagna 3.000 euro al mese come un pensionato d'oro. Un risparmio che genererebbe, dicevamo prima con Zani, l'1,34% del bilancio di IMSS totale. Certo. Cosa c'è che non va su questa proposta? Allora, innanzitutto dobbiamo intenderci sul concetto di pensione d'oro, perché il presidente dell'IMSS, qui fa un po' di confusione, non chiarisce se i 3.000 euro sono netti o se i 3.000 euro sono lordi, perché cambia sostanzialmente, perché una pensione di 3.000 euro lordi, se va bene, porta a casa netti 2.000-2.100 euro. E se si può considerare d'oro una pensione di 2.100 euro, vabbè, è un'opinione. E secondo, così, insomma, seconda considerazione preliminare al ragionamento, teniamo conto che chi prende una pensione al di sopra dei 3.000 euro lordi se l'è pagata fino all'ultimo centesimo, cioè non viene né integrata, non ci sono trattamenti di favori, applicano solo una regola e una legge che era vigente fino al 2001, fino al 1995 per qualcuno e fino al 2011 per qualcun altro. Allora, ci quindi fermiamo un secondo perché abbiamo la prima telefonata della serata, allora andrei a casa a sentire chi c'è in linea con la prima domanda di questa serata. Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, volevo farle una domanda. Io ho ricevuto, faccio parte della stessa salvaguardia, e ho ricevuto dall'INPS che la mia domanda di pensione è stata approvata. Io quando, prima di fare la domanda all'INPS, avevo fatto la domanda anche alla direzione del lavoro. Proprio oggi ho ricevuto la risposta di negativa, nel senso che la direzione del lavoro mi dice non ti spetta, non rientri per la pensione, insomma. Io non capisco se, perché mi hanno detto che la domanda alla direzione del lavoro non dovevo farla, e invece io l'ho fatta. Sì, allora, io adesso non lo so se, cioè, se cambia qualcosa per me o devo far finta di non averla ricevuta, non lo so. Ascolti, allora il ragionamento è questo, che per la sesta salvaguardia le domande andavano presentate a seconda della tipologia o all'INPS o alla direzione provinciale del lavoro. E lei perché è salvaguardata? Allora, io avevo fatto 39 anni di lavoro, ho pagato un anno di contributi e dovevo avere 40 anni la mia pensione, solo che poi c'è stata la riforma Fornero. Lei cos'era, quindi autorizzato i versamenti volontari? Esatto, prima? Esatto. Sì. Allora, se non ricordo male, la domanda andava presentata in questo caso all'INPS e non alla direzione provinciale del lavoro, per cui probabilmente lei l'avrà presentata da tutte e due le parti. La direzione provinciale del lavoro, in quanto non competente, perché la direzione provinciale del lavoro era competente per le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute in sede di direzione provinciale del lavoro, non per i versamenti volontari, per cui io terrei buona la risposta dell'INPS. La sua decorrenza di pensione teorica quando è? 1 marzo. Mi auguro che abbia già fatto la domanda. No, ho già fatto la domanda, l'INPS mi ha già detto che la domanda va bene, che la pensione mi verrà data il 20 di marzo. Perfetto, allora solo tranquilla. Che oggi ho ricevuto questa lettera della direzione territoriale, non so cosa fare. No, stia tranquilla, è successo esattamente quello che le ho detto, probabilmente ha presentato in maniera errata la direzione provinciale del lavoro, la sesta salvaguardia, andava presentata all'INPS o, adesso io questo non lo so, o avete presentato due domande e quindi poi una è andata buona e l'altra no, oppure addirittura la direzione provinciale del lavoro ha trasmesso per competenza all'INPS, però lei formalmente per chiudere l'iter della pratica le ha dovuto rispondere negativamente. Però se l'INPS le ha già liquidato la pensione, stia tranquilla. No, non me l'ha liquidata, ma ha detto che me la liquiderà. Signora, il 20 se le dicono di marzo, che la quindi prendi, signora, è già liquidata, perché se le dicono che la prende il 20 di marzo, la prenderà il 1 aprile, perché il 20 di marzo non gliela pagano sicuro, ma è già liquidata, quindi stia tranquilla. Quindi non devo fare niente. Non deve fare nulla. Grazie mille. Si risolverà così. Andiamo subito a sentire la seconda telefonata allora della serata, sentiamo un po' di domande prima di continuare sull'argomento di Tito Boeri. Allora, chi c'è in linea? Pronto?
Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, vada pure con la domanda. Sì, buonasera, mi chiamo Michele, volevo chiedere una cosa. Ah, sì, al dottor Zani per conto di mia moglie. Dica. Sì, niente, mia moglie in sostanza ha iniziato a lavorare nel luglio dell'88 e diciamo che nel 2018 lei maturerebbe 35 anni di contributi. Sì. Tenga presente che lei fa un lavoro su turni in ospedale, quindi giorno, sera, notte. Niente, semplicemente voleva sapere se andrà in pensione, se va con gli stessi requisiti attuali oppure no. Innanzitutto nel 2018 non avrà 35 anni di contributi, perché 88-98, 98-2008, 2008-2018 sono 30 anni. Sì, ma lei ha 5 anni della Camera di Commercio anche. Va bene, quindi ha fatto una ricongiunzione, ha portato tutto sì. Quelle parti lì. Esattamente. Allora, io le dico, da qui, quanti anni ha la moglie? Dunque, del 61 a 54 anni. Quindi ha 54 anni oggi, ne avrà... tra 4 anni ne avrà 58, allora le dico che già oggi con i cosiddetti lavori usuranti, che sono i lavori per chi ha detto lavorazioni notturne, eccetera, eccetera, servono come minimo 61 anni. Ah, comunque? L'età c'è comunque, cioè, quindi se non cambia nulla, io sì. Mi auguro che nelle varie riforme che dicono che vorranno portare finalmente affrontino il problema dei lavori usuranti, dei certo. Lavoratori dei lavori notturni, però se le cose stanno come sono oggi, sì. Che oggi serve, se non vado errato, adesso sto proprio andando a memoria, mi pare che siano 61 anni e alcuni mesi, sì. I 61 sono sicuro, okay. e aumentano nel tempo, la moglie arriverà prima a raggiungere i 42 anni e 36 mesi o sì. I 43 anni piuttosto che l'età per avere diritto al beneficio dei lavori usuranti. Va bene. Stia bene. Grazie. E continuiamo con le telefonate. Questa, facciamo una carrellata prima di rientrare sull'argomento. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? La sentiamo, eccoci qui. Buonasera. Chi ci chiama? Da dove chiama? Buonasera. Buonasera. Buonasera, dottor Zani. Chiamo Dica. Dalla provincia di Pavia. Dica. Dica sì, tu. Volevo sentire in quale misura si applica la somma aggiuntiva della tredicesima mensilità, grazie. Aspetti, intanto che lei si riferisce alla quattordicesima. No, alla tredicesima, la somma aggiuntiva dei famosi 154,94 euro. Allora, sì, allora qui adesso qui non so se ce l'ho qualcosa. La somma aggiuntiva serve per i pensionati cosiddetti incapienti, cioè quelli che hanno un reddito che non è assoggettato ad IRPEF, perché è al di sotto della minimum tax, quindi agli 8.000 rotti euro, e a seconda del reddito le vengono riconosciuti 152 euro. Dopo la pubblicità mi cerco la tabellina e le dico esattamente se sta in linea quali erano i limiti di reddito per il 2014, che ovviamente cambieranno nel 2015. No, ma i limiti li conosco, era solo per sapere come si applicava, in quale misura. E si applica in misura intera, se lei rientra nel limite le danno questi 152 euro che erano le 300.000 lire di una volta, che rappresentano una sorta di come dire di compensazione per il fatto che lei non può portare in detrazione nulla in quanto è al di sotto della minimum tax. Grazie. E si applica, se le basta così, sì. Faccio senza controllare i limiti, perché quelli ovviamente a memoria non me li ricordo. Allora, grazie al nostro amico che ha chiamato dalla provincia di Pavia, lo invitiamo ad aspettare 5 minuti prima. No, ma ha detto che ha già tutto, e allora deve solo sapere quando prenderli. Quindi... allora andiamo avanti subito con un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, buonasera. In diretta. Buonasera, sono in provincia di Como. Senta, io ho 20 anni di servizio più ho 4 figli. Allora, volevo sapere, e ho 61 anni, 62 a dicembre, volevo sapere se ho la possibilità di poter andare in pensione. Allora, lei ovviamente è stata lavoratrice dipendente? Io sono tuttora una lavoratrice dipendente. Allora guardi, se lei ha 62 anni è del 53, dico bene? Esatto, dicembre. Dunque dicembre 53, con la riforma Fornero lei andrà in pensione a 66 anni e 11 mesi. Ah. Vale a dire nel dicembre del 2020. L'unica possibilità che le è data per anticipare questo pensionamento è una
evenienza che non le auguro, però potrebbe capitare, lo dico a lei però a beneficio anche di quelli che ci stanno ascoltando, è quello di essere invalida nella misura dell'80%, perché in questo caso la riforma Fornero ha lasciato la deroga che era prevista dalla legge 503 del 1992, che appunto prevedeva, perché io continuo a ripetere, le leggi si possono fare in tanti modi, quando si fanno con la testa si tengono conto delle situazioni reali, la legge 503 è stata la legge che ha innalzato di 5 anni l'età pensionabile per le donne e di 5 anni l'età pensionabile per gli uomini, perché nel 1992, udite udite, le donne davano in pensione a 55 anni e gli uomini a 60. Nel momento in cui l'hanno innalzata a 60 per le donne e 65 per gli uomini, molto opportunamente i politici di allora hanno detto: ma non possiamo applicarla indistintamente a tutti, se c'è un invalido lo facciamo lavorare 5 anni in più, e loro hanno messo una deroga che dice che se uno è invalido l'80% mantiene il vecchio requisito, e questo vecchio requisito è ancora il vecchio requisito, quindi anche con la riforma Fornero, se uno è invalido l'80% è lavoratore dipendente, sottolineo, perché vale solo per i lavoratori dipendenti, sì. Non perché abbiano discriminato i lavoratori dipendenti dagli lavoratori autonomi, ma perché la 503 del 92 ha innalzato l'età pensionabile solo per i lavoratori dipendenti e non per gli autonomi, perché gli autonomi andavano già a 60-65. Quindi capito. Solo in questo caso lei può andare più. Ho capito. Pensione. Volevo sapere, ma qual è questa indennità di 80%? Cioè una... No, non è un'indennità, è un'invalidità. Cioè, se l'invalidità, uno avesse, volevo non so... dire, sì. L'invalidità 80% me lo dà il medico? Deve fare la richiesta all'INPS, cioè ovviamente uno adesso l'80% deve avere i requisiti, no, per, uno per se ne rende conto. L'osteoporosi non può avere un'invalidità. Non ho capito. L'osteoporosi può avere un'invalidità. Dio, l'osteoporosi allora. Potrebbe portare a un'invalidità dell'80%, ma deve essere una cosa molto seria. Lei ne può parlare col suo medico, questo tranquillamente lo può fare, non costa niente. Ecco. Nel caso deve fare la richiesta all'INPS e l'INPS la riconosce, la manda in pensione, addirittura ha già maturato il requisito. Allora, ringraziamo per la telefonata. Il consiglio appunto è provare a rivolgersi al medico curante, perché in questi casi a volte non si sa bene qual è il limite. Esatto, cioè, no, perché 60, perché, 70, 80, cioè anche perché io voglio ribadire un concetto generale, che non è tanto la patologia che determina, in assoluto no, però diciamo in linea generale, non è tanto la patologia che determina il grado di invalidità, cioè non è tanto, non so, l'infarto. L'infarto può essere del 60, 70, anche un 100%, perché c'è un range, come si dice, c'è uno spazio tra il minimo e il massimo a seconda di quello che la patologia mi provoca. L'artrosi cervicale può portarmi un'inabilità, invece può portarmi solo il mal di testa o i capogiri. Ecco, cioè, va valutata dal punto di vista medico-legale. Sentiamo chi c'è da casa ancora, pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Mi chiamo Gerardina, chiamo da Magenta. Perfetto. Ecco, ascolti, io volevo chiedere una cosa. Io ho 57 anni quest'anno, sono del 58. Sì. E ho soltanto 32 anni e 8 mesi di contributi. Ma detto perché 30... 6 anni fa mi sono rimasta a casa dal lavoro. Perché la Quindi ha 30 anni di contributi? 32 e 8 mesi. 32 più 8 mesi, sì, va bene. Sì. Avevo provato a fare la volontaria, ma quando ho visto i bollettini che c'erano delle cifre enormi, non l'ho più fatta, perché veramente mi veniva a costare un sacco. Un sacco. Quando posso andare in pensione? Guardi, se lei è del 58 e sì. Ovviamente non ha più versato contributi, lei andrà come minimo al compimento dell'età di 67 anni e 8 mesi. Oh, ma... facciamo tempo a morire. Guardi, io la tabella, io ovviamente sto leggendo una tabella, non sto andando a memoria. Io sono arrivato al 57 cautelativamente. Per chi è nato nel 57 servono oggi 67 anni e 8 mesi. Quindi meno di così no. Anche per lei però vale il ragionamento che ho fatto prima, non so se ha sentito la telefonata. No, ero in attesa. Niente, io continuo a ripeterlo, questo che lo dico anche a lei velocemente, perché fedele al mio motto che ogni diritto non conosciuto è un diritto negato, dico, se lei avesse un'invalidità o dovesse acquisire un'invalidità in futuro che la porta ad avere un 80% di invalidità riconosciuto dall'INPS, potrebbe andare in pensione a 55 anni.
ormai lei 55 li ha già compiuti, e sì. teoricamente poteva andarci a 55, però bisogna essere invalidi all'80%. Ma mi scusi, ma poter fare quel famoso della legge obiettivo donna? No, l'opzione donna lei non ci sta dietro in nessun caso, perché i 57 anni doveva compierli entro il settembre del 2014, quindi doveva essere nata nel 57. Primo dato. Secondo dato, doveva avere i 35 anni di contributi entro dicembre 2014, quindi lei è fuori per il momento, a meno che, ecco, venga ripresa e venga rinormata tutta la partita riguardo l'opzione donna, perché qualcuno addirittura aveva ipotizzato che l'opzione donna poteva diventare anche l'opzione uomo, cioè che anche l'uomo avrebbe potuto avvalersi di questa facoltà, però ad oggi non se ne sa niente, per cui non si faccia illusioni, stia attenta, se segue Telenova finché vengo io, quando ci sarà la novità, sarà la prima novità che daremo. Quindi lunedì 18.30 sempre qui con Paolo Zani. Sentiamo l'ultima telefonata prima di mandare la pubblicità. Chi c'è in linea da casa? Pronto? Buonasera, sono Massimo da Monza. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Senta, vorrei fare una domanda, è un po' strana. Io sono un lavoratore dipendente part-time, 16 ore contrattuali la settimana. Sì. Chiedevo se ho diritto, visto che non trovo lavoro e non riesco a integrarmi con un lavoro a tempo pieno, se ho diritto a un qualche, da parte dello Stato con le nuove normative, a, non so, a una sorta di bonus fiscale o quant'altro. No, se mi sta guardando ho già capito di no. Cioè nel senso, cioè perché scuotevo la testa, se non mi vede. Il lavoratore a part time è un lavoratore che sta lavorando, quindi è un lavoratore che ha un reddito, è un lavoratore che l'ammortizzatore sociale, nemmeno la NASPI, l'ASPI o DISCOL sicuramente no, che è quella dei collaboratori, non è prevista, perché chi ha un lavoro, cioè potrebbe esserci un caso in cui il lavoratore a part time ha diritto, ma solo nel caso abbia due lavori a part time e ne perda uno dei due, quindi non è il suo caso. Ci dispiace, non ha... Ecco, però una domanda integrativa, se me lo permette, certo, dottor Zani. Ma il lavoro part-time, almeno è tutelato a livello nazionale da una legge fissa che lo tutela sotto l'aspetto di orario? Perché la mia azienda mi dice fai la mattina, fai il pomeriggio, io non riesco a integrarmi. No, ecco, adesso ho capito, cioè dice io ho un part time elastico, cioè me lo fa fare un po' un giorno, un po' un altro. Ecco. Esatto, ecco, questo esatto. Questo qui secondo me contrattualmente, dipende che contratto si applica, io ho un contratto fisso, un orario rigido e fisso, però la mia azienda mi fa come vuole lei. Ecco, no, questo direi che adesso, questa è una domanda che dovrebbe fare al mercoledì quando vengono i colleghi sindacalisti, perché questa è una questione contrattuale, però per quello, no, adesso, non è che me ne voglia tirare fuori, però per quello che ne so il part time va comunque concordato, e non è che uno dice oggi fai due ore, domani ne fai quattro, dopo domani ne fai sei, perché appunto qui uno non ha più vita e soprattutto non può cercare un eventuale secondo part time. Secondo me questo è irregolare, però è contrattuale, dovrebbe andare a vedere il contratto cosa dice. Il consiglio è quello di rivolgersi comunque al sindacato, certo, alla CISL, per appunto capire meglio se la sua azienda in questo caso abbia, come dire, sforato le regole, utilizzato in maniera questa elasticità mi sembra elastica, un pochettino effettivamente difficile pensare che un part-time possa essere verticale, orizzontale, anche, di giorno in giorno, c'è anche una dignità del lavoratore cambiando di giorno in giorno. Noi ci fermiamo per la pubblicità, due minuti, poi torniamo qui in diretta. Di nuovo in diretta, avevamo aperto la puntata parlando della proposta del nuovo presidente dell'INPS Tito Boeri di riformare le pensioni d'oro, tagliare qualcosa, poi diciamo siamo stati sommersi dal centralino, e allora succede, come sempre, priorità al centralino, e allora andiamo a sentire chi c'è da casa con le telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera, in diretta, vada con la domanda. Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Roberto, chiamo da Bergamo. Una cortesia, volevo sapere per quanto riguarda l'informazione. Dica. Io ho una malattia invalidante del 100%, sì, e ho 36 anni lavorativi e percepisco già la pensione. Sì. Chiedevo se devo lavorare fino a 42 anni o a 40 anni, o ci sono degli anticipi. Ascolti, quanti anni ha lei d'età? 51.
Allora, no, allora il problema è questo qua. Innanzitutto una cosa importante, se lei ha un'invalidità riconosciuta superiore al 75% come invalido sì, civile, 100%. Lei per ogni anno di lavoro, è lavoratore dipendente ovviamente, sì, per ogni anno di lavoro, mi scusi le domande ma bisogna essere precisi su queste robe qui perché sì, dopo mi arrivano le email che dicono che non hanno capito. Allora, se è lavoratore dipendente, per ogni anno lavorato nella condizione di invalido in misura pari o superiore al 75%, quindi è il suo caso, le vengono regalati 2 mesi di contributi. Quindi quanti no, non anni... è il mio caso, le scusi. Non è il mio caso, per quanto riguarda la malattia è stata trovata l'anno scorso. Vabbè, quindi prima ero perfettamente sano. Allora, niente, lei però dall'anno scorso in avanti, cioè quindi diciamo da un anno a questa parte, lei l'anno scorso si è lavorato 12 mesi, facciamo un'ipotesi, non so fino a che punto credibile, comunque diciamo il 2015 lo lavora tutto nella condizione di invalido 75% e più, lei il 2015 anziché 12 mesi le vengono dati 14 mesi. Capito. Quindi questo qui vale per raggiungere i 42, io le ho fatto quel ragionamento qui per dire che per ogni anno 2 mesi in più, quindi le deve tener conto di questa opportunità. La seconda opportunità che ha, perché io le dico quello che può avere, la seconda opportunità è quella di avere al compimento del 60° anno di età, ma sicuramente a 60 anni ha già raggiunto, se continua a lavorare, il requisito della pensione anticipata, potrebbe avere la pensione anticipata in quanto invalido superiore, in quanto invalido all'80%. Terza ipotesi, che però questa è quella che gliela dico, ma mi auguro che non si perfezioni mai, è quella di non riuscire più a lavorare e di chiedere la pensione di inabilità. L'inabilità cosa succede? Qual è il vantaggio? Non la sto prendendo in giro perché quando si parla di inabilità vuol dire che uno non è più in grado di lavorare, però poiché non penso che se la sia andata a cercare o sia andata a comprarla al supermercato la sua inabilità, dico, non è colpa di nessuno e soprattutto non è colpa sua, le dico questa opportunità: se lei non dovesse più riuscire a lavorare e con un 100% ci è molto vicino, lei potrebbe chiedere all'INPS di darle la pensione di inabilità. E in questo caso cosa succede? Non può più lavorare, però l'INPS le riconosce tutta la contribuzione fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi. Quindi le faccio un'ipotesi: se lei dovesse smettere oggi e l'INPS lo riconosce inabile, va bene, cioè perché prima deve riconoscerla inabile, poi smette di lavorare, certo. La pensione verrebbe riliquidata sul massimo che sono i 40 anni. E quindi dal punto di vista economico non ci va a rimettere niente, dal punto di vista pensionistico. È chiaro che lo stipendio magari è più alto della pensione, questo sì, però... Allora, grazie per aver chiamato, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno chiamato, in tanti, come sempre, a lunedì con Paolo Zani, l'appuntamento è per lunedì prossimo, 18:30, sempre con... E speriamo di riprendere il ragionamento di Boeri, per il quale devo dire, ecco, se l'ultimo è proprio 10 secondi, che sta facendo una grossissima operazione di trasparenza sull'INPS e la cosa mi piace molto. Lo riprendiamo sicuramente lunedì prossimo, grazie per essere stati con noi, buona serata.